Buongiorno, sono Marco Scasso, sono il tecnico dell'azienda Frascheri di Bardineto. In questo video parleremo di fior di latte. Fior di latte è un gusto semplicissimo, ma non banale. Fior di latte è un gusto che è stato ad appannaggio dell'industria fino a circa quarantina di anni fa, perché probabilmente avevano qualche problemino sugli impianti per la produzione di, per esempio, di gelati che contenevano le uova. Invece, l'artigiano produceva di contro la crema all'uovo. La crema all'uovo era un must, diciamo, per l'artigiano che si distingueva dall'industria che di solito non la faceva e soprattutto per una questione tecnica, la presenza del tuorlo d'uovo all'interno del nostro gelato, il tuorlo d'uovo che contiene un emulsionante naturale, la lecitina, ci permetteva di avere un gelato con una struttura assolutamente unica. Il fior di latte, nonostante sia un gusto semplice, nasconde anche qualche criticità. Quelle che abbiamo individuato riguardano senz'altro la materia prima, che deve essere di alta qualità, e noi come Fraschieri possiamo garantirvi, per quanto riguarda sia il latte che la panna, un ottimo prodotto, un latte totalmente italiano, nella maggior parte dei casi piemontese addirittura, che è senz'altro un valore aggiunto, sul quale riusciamo a mantenere un controllo costante. Il latte di raccolta è un latte che viene consegnato allo stabilimento tutti i giorni e sappiamo esattamente chi è il produttore. Questo ha un valore aggiunto nella qualità del latte e della panna che vi proponiamo. Ricordiamoci che il gusto al gelato non viene dato dalla quantità di grassi, ma bensì dalle proteine. A riguardo, tendiamo noi gelatieri a volte a commettere anche degli errori che riguardano semplicemente la temperatura a cui di solito viene scaldato questa miscela per fare il fior di latte. Dobbiamo stare attenti a non salire sopra i 65-70 gradi, perché oltre quella temperatura le proteine tendono a bruciarsi. Sotto vengono denaturate dal calore, cioè si trasformano da una maglia, un groviglio che è la forma delle proteine, col calore si aprono ma mantengono la loro aromaticità. Sopra quella temperatura rischiamo di bruciarle. Altra cosa importante che riguarda le proteine del latte, devono avere il tempo di idratarsi, cioè di ammorbidirsi, di assorbire acqua, dopodiché danno il meglio di loro stessi. Questo non vuol dire che non si possa realizzare un gelato con una macchina a shock termico come quella che abbiamo noi oggi a disposizione. Però vi posso garantire che se avete la accortezza di lasciare riposare, come si dice, maturare la miscela, il risultato vedrete che sarà diverso. Altra cosa importante è capire cosa vogliamo ottenere. Non possiamo definire fior di latte come se fosse un'unica soluzione. Noi dobbiamo pensare che a seconda della quantità di ingredienti che utilizziamo, otteniamo un risultato diverso. Per esempio, se facciamo un gelato, produciamo un gelato con pochi grassi, pochi zuccheri, quindi una quantità di solidi totali leggermente bassa, poco di più di un gelato di frutta, avremo un prodotto che ci sorprenderà per il suo gusto di latte e per l'aumento in volume. Avremo un prodotto che, grazie alla sua leggerezza, avrà un aumento di volume importante, ci permetterà di avere un prodotto anche gradevole in bocca, non freddo, proprio per l'aria che è riuscita a inglobare durante la fase di mantecazione. Poi possiamo proporre un fior di latte più classico, un fior di latte più classico rimanendo, come dico sempre, negli schemi della bilanciatura nutrizionale, ovvero 7-8% di grassi, 17-18% di zuccheri, 9-10% di magri del latte. Se avremo l'accortezza di lavorare, di imporre quegli accorgimenti che avevamo detto prima, quindi la temperatura, la maturazione, otterremo senz'altro un ottimo prodotto. Dopodiché, come ho detto prima, a me piace pensare a una panna gelato che contiene un 350-400 grammi di panna a chilo gelato. Abbiamo un prodotto molto strong che, come dicevo, piace. Poi, uno dei dilemmi della gelateria è anche quando è che andiamo ad aggiungere la panna. La panna a me piace dividerla, cioè aggiungerle una parte durante la fase di riscaldamento e l'altra poco
poco prima della mantecazione. Questo chiaramente non vuol dire che non si possa inserire allo stesso tempo anche durante la fase di riscaldamento tutta quanta, però è importante, come dicevo, come ho già detto altre volte, stare attenti alla temperatura che raggiungiamo, altrimenti rischiamo di rovinare tutto. Eviterei quantomeno di inserirla tutta poco prima della mantecazione, perché comunque la panna contiene il 35% di grassi. Ai grassi il calore non dispiace, perché gli permette di miscelarsi con gli altri ingredienti, quindi eviterei. Andiamo adesso a realizzare un classico fior di latte utilizzando un nucleo funzionale con un dosaggio di circa 75 grammi a chilo gelato. Per prima cosa pesiamo i liquidi, quindi il latte. Utilizzeremo un latte di più, un latte alto pastorizzato che ha la caratteristica di avere una durata di circa 30 giorni, sempre prodotto assolutamente italiano. Perché 30 giorni? Perché viene confezionato, oltre all'alta pastorizzazione, viene confezionato in ambiente sterile, che fa la differenza per la durata. Non è solo una questione di tipo di confezionamento, ma anche di proprio la confezione. Il cartoccio ha delle barriere particolari che lo proteggono fino a 30 giorni. La panna, come dicevamo prima, la inseriremo metà durante la fase di riscaldamento e l'altra metà prima della mantecazione. Ricordiamoci di scuotere sempre la panna prima di utilizzarla. In questa ricetta ci vanno 700 g di panna, di conseguenza andremo a mettere 350 g. Dopodiché, una volta pesato il latte e la panna, andiamo a miscelare le polveri. Iniziamo con il saccarosio. Prima i prodotti che possono avere qualche difficoltà in più a miscelarsi, quindi quelli con una granulometria molto bassa, tipo il latte in polvere. Dopodiché aggiungiamo la nostra base. Questa lavorazione chiaramente perché sto utilizzando il sistema shock termico e quindi andremo per prima cosa a scaldare la miscela, come dicevo prima, senza superare i 65-70 gradi, e dopodiché lasceremo maturare per un risultato migliore. Aggiungo ancora un po' di destrosio. Dopodiché vado a inserire all'interno del latte della panna. Una banalità, ma faccio girare il latte e creo un movimento, poi aggiungo le polveri e tolgo la frusta per evitare che le polveri mi si attaccano alla frusta. Adesso andiamo a inserire la miscela nella macchina, nel cilindro superiore, quello dedicato al riscaldamento. Adesso andiamo a scaldare il nostro fior di latte. Ho detto scaldare, non ho detto pastorizzare, perché comunque arriveremo solamente a 65 gradi. Come dicevo prima, l'importante è evitare di bruciare le proteine del latte. Il nostro fior di latte tradizionale è arrivato alla giusta temperatura, 65 gradi. Lo facciamo scendere nel cilindro inferiore dove viene mantecato. Attacchiamo il freddo. E dobbiamo ricordarci di aggiungere l'altra metà della panna.